tanta eccellenza per i vini trevigiani, e dalla Provine diamo linea alla nostra redazione che ci racconta di un riconoscimento speciale Dulcis in Fundo consegnato alle beccherie. Scrigno di tradizione, gusto, identità. Le beccherie di Treviso aggiungono un altro diploma di merito che sottolinea come ristorante di piazza Ancillotto sia il locale storico per la ricetta del tiramisù di Treviso. Così recita infatti l'attestato che Tiziano Taffarello dell'Accademia del Tiramisù ha consegnato a Paolo Lai davanti al primo cittadino e alla stampa. È una conferma che il tiramisù delle beccherie è la culla dove è nato il tiramisù di Treviso. Risaliamo agli anni 70 con Carlo Campeol, dove è stato il primo a ufficializzare e a mettere per iscritto nel menù il tiramisù. Poi, grazie a Paolo, stiamo portando avanti questa territorialità e questo dolce molto importante per il Veneto, Treviso e per il mondo. Il dolce è sicuramente un volano economico. Essendo la grossa diffusione che ha avuto nel mondo, tutti ricercano un pochino le origini per capire, assaggiare, avere un punto critico di valutazione. Il nostro lavoro infatti è ricostruire e continuare il nostro percorso su quello che è la ricetta originale, cercando di riportare il gusto di allora, con i suoi valori e le sue importanze, nei piatti di oggi. Cremoso, goloso e famoso, sì, perché quella del tiramisù è la ricetta più cercata con Google nel 2018 e la quinta parola della cucina italiana più conosciuta all'estero. Un dessert che merita quindi di rappresentare l'Italia oltre i confini nazionali, nel rispetto dell'autentica ricetta tradizionale di Treviso e delle sue vere origini. Per Paolo Lai, inoltre, è sempre più concreta l'idea di realizzare un museo dedicato al noto dessert. Noi tutti trevisani abbiamo avuto la nostra vita accompagnata da questo dolce, quindi a volte non riusciamo a percepirne la reale importanza e la reale portata nel mondo e la visibilità che questo dolce può darci. È bene che ogni tanto noi ce lo ricordiamo, e quindi un ringraziamento a tutti coloro che attraverso questa attività di programmazione, di eventi, di presentazione di questo dolce ricordano a tutto il mondo e anche a noi stessi quanto questo dolce ha portato avanti la città, la storia della città e la storia dei dessert mondiali. Io penso che valorizzare i prodotti del territorio serva a dare un impulso più importante a quello che è la gastronomia trevigiana e non solo. Siamo ricchi di un patrimonio storico, da radicchio al prosecco in primis e tanti altri prodotti enogastronomici del nostro territorio, agricoli, e tiramisù sicuramente è oggi il dolce trevigiano più conosciuto al mondo e pertanto può essere importante raccontare la storia non solo di quello che riguarda il dolce o le curiosità legate a questo, ma bensì per quello che la città racconta su questo dolce. Bene, per questa puntata dal Provine è tutto, ma ci sarà una seconda puntata con altri territori, con altri personaggi, tutti da scoprire. E in conclusione vi ricordiamo come sempre Cronache Trevigiane su www.cronachetrevigiane.tv. Seguiteci anche dalla nostra fanpage di Facebook e finiamo con il nostro amore per quel paese lì.